Live Television, ben trovati per questo nuovo appuntamento del Life in Tour, dove ci troviamo ma nella splendida location dell'Even, e qui accanto a me abbiamo proprio lui, il proprietario, David Bisceglie. Ciao e ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, io sto notando che qui è circa mezzanotte passata da poco e già c'è un caos straordinario. La Movida Romana è pronta a rispondere all'Even. Come mai? Dov'è il segreto? Beh, il segreto è che, parlando di crisi, è l'unico modo per affrontarla in maniera adeguate, almeno divertirsi. Curiamo molto sia gli ospiti, per esempio la settimana scorsa abbiamo avuto Kenny Carpenter, e poi proseguiamo sempre il nostro discorso legato a tutta quella che è la musica dance, quindi dagli anni 70 agli anni attuali, passando, insomma, diversificando, con tutti possono seguire comunque il nostro programma artistico attraverso il sito. E ricordiamoci che noi produciamo anche quella bella manifestazione che si chiama Roma Vintage, che è ormai diventato un punto importantissimo non solo a Roma ma anche in Italia. Siamo stati nominati tra le manifestazioni più belle d'Italia, quindi questi meriti ci riprendiamo e, insomma, confermo, anche perché quest'estate è stato un grande successo, ero presente anche lì e posso confermare. Quindi ti ringraziamo di averci dedicato questi minuti in compagnia, perché come sappiamo i doveri sono tanti, perché insomma il proprietario deve accogliere, ringrazio. Chiaro, sempre. Saluto Andrea. Beh, oggi non c'è. Oggi è stato sostituito da te, perché insomma ci sono cresciuto con Andrea, non me ne libererò mai. Ma io pure siamo condannati allo stesso destino. Sì, però ogni tanto, insomma, fa piacere non solo averlo accanto, ma avere accanto una presenza diversa, insomma. Farò in modo di esserci più spesso, allora. Grazie. Allora, da Live Television, Even, non è ancora tutto. Venite con noi e scoprirete perché. A più tardi. Amici, adesso è arrivato il momento di chiedere un parere femminile. Siccome l'ho trovata, una donna che può fare al nostro conto, l'andiamo a intervistare, perché insomma voglio sentire la sua. Irene Capuano. Ciao. Allora, ho bisogno di un'informazione, di qualche notizia, sai, di quelle femminili. Quelle proprio... Sì, quelle che solo in confidenza noi ci possiamo dire. Vai. Questa serata qui all'Even, cosa succede secondo te dal tuo punto di vista? E ho scoperto poi alla fine, dicendo e chiacchierando con gli altri, che sei anche amica degli organizzatori, quindi mi puoi dire qualcosa di più? Guarda, questa è una serata che è nata, diciamo, un po' per gioco, perché la settimana scorsa è stato il compleanno di Kenny Carpenter, che è un DJ famosissimo di Studio 54 di New York, e quindi abbiamo un po' unito le due realtà. Io con loro ho fatto quest'estate, io mi occupo di rock prevalentemente, abbiamo fatto a Roma Vintage, che è una manifestazione estiva, abbiamo fatto una serata di Roma Rocks insieme con Ira, che sono io, e da lì è nata una collaborazione molto molto carina, e abbiamo deciso di spostare questa cosa, diciamo, qui all'Even come Universal Dreamer, che è una cosa un po' diversa, però diciamo la gente è giovane e va bene. E quindi secondo te cosa ci puoi dire di questi organizzatori che noi non sappiamo, perché poi alla fine insomma tu li conosci anche in amicizia? Allora, Davide, che è il ragazzo che lavora praticamente spesso con me, si occupa di locali da tantissimi anni. Gli altri tre ragazzi, che sono Primo Reggiani, Francesco Arca e Matteo Branciamore, sono attori, e quindi con loro, diciamo, sfruttiamo tanto l'immagine loro che hanno, diciamo, nel mondo dello spettacolo, e abbiamo unito queste due realtà e da lì è nato Roma Rocks e Universal Dreamer.
grazie per aver dato il tuo contributo a Live Television. Molto piacere. Ringraziamo i nostri ascoltatori perché noi continuiamo il nostro giro. Vai, l'abbiamo importunata, grazie, però ci voleva. Ci voleva una bella donna e noi l'abbiamo presa. Ciao! 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 I remember when you would say that you love me in every way. You love me once, you know me twice. But my boy haven't been so nice. You used to hold me, you used to feel me, you used to kiss me, you used to touch me, you used to please me, you used to squeeze me, you used to love me, you used to touch me. E allora adesso eccoci qui in compagnia dell'uomo più elegante del locale, un componente della 06, che adesso ve lo dirà lui che cos'è, il nostro grande David De Simone. Buonasera. Grazie, troppi complimenti, già mi imbarazzo davanti a una telecamera con questi complimenti. Ma noi di Live Television siamo molto sinceri, facciamo vedere quello che è la realtà, quindi la nightlife romana e soprattutto organizzazioni che valgono la pena seguire. Quindi raccontaci un po', che cos'è questa 06? La 06 è una società nuova di eventi, di organizzazioni di eventi di vario tipo e consulenza artistica per i locali. E anche booking di artisti di vario tipo, dal cantante al DJ internazionale a degli attori, ed è composta appunto da quattro soci: io, Francesco Arca, Matteo Branciamore e Primo Reggiani. Siamo innanzitutto degli amici e abbiamo deciso di fare questa avventura insieme. Io lavoro nel mondo degli eventi da molti anni, da circa 15 anni, e ho deciso di sposare questa causa con loro perché ci troviamo bene innanzitutto come amici e vogliamo portare avanti un progetto di eventi e consulenza per i locali. Il nome della serata è Universal Dreamers, nasce da un disco che abbiamo prodotto per Alan Sorrenti, è una cover, non è la traduzione letteraria di Figli delle Stelle. Universal Dreamers è stata realizzata da un DJ che lavora nella nostra agenzia, Kenny Carpenter, il DJ dello Studio 54, è cantata da Wendy Lewis, una cantante americana che anche lei vive da alcuni anni a Roma e da poche settimane è uscito e lo trovate nei migliori negozi di dischi. Si dice che il sabato ormai è diventato dei giovani e basta, giovani proprio teenager, però io vedo che qui comunque i trentenni amano divertirsi e venire a seguirvi, quindi vuol dire che c'è una buona richiesta ancora. L'idea è nata dal fatto che le serate del sabato sera a Roma non propongono un determinato discorso musicale e di pubblico, come hai detto te, dai trentenni, dal 25enne in su. Quindi abbiamo scelto il sabato proprio per la necessità che manca una serata dove non ci siano solamente ragazzini, un target giovane, perché il sabato, come tutti sanno, escono un pubblico molto più giovane. Assolutamente sì, siamo d'accordo con te, infatti ci fa piacere essere qui con le nostre telecamere e seguire tutto il vostro progetto. Abbiamo delle informazioni dove poter trovare notizie di voi? Allora, abbiamo una pagina Facebook, stiamo realizzando il sito perché la società è stata costituita da pochi mesi. Abbiamo una pagina Facebook della 06 e stiamo ultimando il discorso di Universal Dreamers. È online l'altro progetto che abbiamo fatto con Ira ed Irene Capuano, chiamato Roma Rocks, dove l'abbiamo fatto a Roma Vintage quest'estate, è andato molto bene, con un target diverso e un genere musicale completamente diverso da Universal Dreamers, appunto rock. E la pagina di Roma Rocks è attiva e la trovate su Facebook come Roma Rocks Web.
Benissimo, quindi grazie per queste informazioni, ti abbiamo sottratto agli amici di questa serata, però ti abbiamo subito liberato, dai, è stata una cosa breve ma intensa. È stato un piacere. Vogliamo salutare Fragasso che questa sera l'abbiamo lasciato lì dietro la telecamera e ci siamo divertiti tra di noi. Facciamo un grande saluto. Ciao Andrea. Allora, noi continuiamo il nostro percorso all'interno di questa bellissima serata, restate con noi, se ci siete fatevi sentire. 1, 2, 3, 4. Allora ragazzi, l'ho trovato, ho sudato tantissimo, sono andata in mezzo alla folla, l'ho cercato, l'ho desiderato addirittura e alla fine l'ho incontrato e l'ho lasciato proprio qui accanto a me per tutto il tempo fino all'inizio di questa intervista. È lui o non è lui? Assolutamente sì, lui, Stefano Sorge. Buonasera, buonasera a tutti e veramente devo dire che sono rimasto un po' spiazzato perché sono entrato nel locale e cercavo Andrea Fragasso. E stasera non c'è Fragasso. Con piacevole sorpresa ho incontrato Francesca, quindi devo dire con molta soddisfazione. Andrea, ti salutiamo. Stai bene lì Andrea, puoi anche rimanere dove sei, non ci manchi per niente. Va benissimo così. Allora, noi siamo qui per questa serata, il nostro strepitoso DJ. Tante tappe in programma per questo live in tour dal motto Live Television, se ci sei fatti vedere. Raccontaci un po' quale sound offri a questa serata, ma più che altro a tutte le serate dove sei presente fisicamente. Allora, il sound è sempre quello che ci ha contraddistinto da quando abbiamo iniziato il tour, è un sound house, possiamo dire commerciale, insomma, così come si usa in gergo per farci capire. Comunque è la musica che selezioniamo nelle classifiche che facciamo settimanalmente, nello specifico nella live chart, ovviamente con tutta una serie di pezzi anche ricercati che provengono insomma da varie parti del mondo e da DJ, amici e non amici che ce li settimanalmente ce li inviano via mail. Quello che posso dire con soddisfazione è che veramente Andrea Fragasso ha fatto un grandissimo lavoro e ufficialmente abbiamo presentato il calendario appunto del tour 2012-2013 e diciamo che da oggi 13 ottobre siamo impegnati fino a febbraio. Assolutamente. Quindi, insomma, sì. Con molta soddisfazione diciamo che il tour è sicuramente è ricco, sta il piatto è ricco, noi ci rivedremo e noi... non è che sono arrivato adesso e me ne vado, in qualche modo verrò a disturbarvi di nuovo. C'è anche qualcuno che mi dice meno male. Sicuramente, c'è anche Tonino Mariani qui che ci accompagna. Grazie durante... Tonino Mariani, non vedevo l'ora che tu arrivassi, poi dopo magari facciamo una ripresa anche a Tonino se no non sappiamo chi è. Va bene, ti ringraziamo okay. Di essere stato qui, so e che quindi tra poco... possiamo dire Live Television se aspetta, ci sei. Aspetta, okay. Non anticipare le cose. Volevo vedere. adesso lo diciamo insieme, volevo okay. Soltanto dire che ti ringraziamo appunto di essere qui con noi, tra poco andrai a suonare, quindi sì. Mi raccomando restate lì a guardare, ma soprattutto la prossima volta venite a vedere perché il motto di Live Television è se ci sei, fatti vedere. Ciao! Ciao.
fermatevi, improvvisamente l'ho incontrato così tra la gente, lui, Matteo Guerra, ciao. Ciao, buonasera. Cosa sta succedendo all'interno dell'event questa sera grazie agli 06? No, sta succedendo il delirio, io vedo tanta gente che si diverte, quindi... Ma tu sei proprio un abitué di questa organizzazione? Sono un resident di questa organizzazione. La residenza è qua, ragazzi, se volete scrivere delle lettere a Matteo Guerra, indirizzatele all'Even, ok? Mi raccomando. Infatti arrivano pacchi, fiori. Che bello, non ci sono più gli uomini di una volta, ma le donne di una volta. Le donne? Vabbè. Fiori, regali, siamo proprio diventate delle donne. Io cerco una donna di una volta. È vero? Ragazzi, dopo questa io vado a dormire. Io me ne vado, ciao Matteo, saluta i ragazzi di Live Television. Comunque noi adesso ci andiamo a prendere un caffè, voi rimanete lì. Lei va a cercare quella di una volta. Sì, quella di una volta, ciao. Amici, qui si continua ancora a ballare, la nottata non è ancora finita, si continua, noi di Live Television andiamo un po' a vedere all'interno cosa sta succedendo, ma ci vediamo anche con voi alla prossima puntata. Non mancate, un saluto e buonanotte da Francesca Brienzac.